Buongiorno ragazzi, bentornati sul nostro canale. Oggi ci siamo spostati a San Giovanni. Saremo una decina di chilometri sotto Budoni. Niente, siamo venuti a scoprire quest'altro posto meraviglioso. Purtroppo i ragazzi che abbiamo passato delle belle serate, loro hanno preso un'altra strada. E niente, magari ci si incontrerà più avanti. Adesso intanto vediamo com'è qua il posto. La vista così sembra veramente un posto fantastico. Poi voglio dire, noi siamo parcheggiati qua dietro di me, siamo in spiaggia praticamente, perciò voglio dire, cosa vuoi più di così? E niente, adesso organizziamo un attimo le idee, vediamo se c'è un paesino vicino per andare a comprare qualcosina o per fare anche una passeggiata la sera, vediamo. Eccolo qua. E cosa vuoi di più? Parcheggiati. Guardate di qua. 10 metri. 20, a dire tanto 20 dal mare. Cosa si vuole di più? Guardate che posto spettacolare. Allora ragazzi, stiamo andando in centro e abbiamo visto che c'era il porto. Ho detto, perché non fare un giro? Andiamo a vedere qualche barchetta, con la speranza, no, con la speranza, perché no, un domani anche un gommoncino piccolino, non è che bisogna avere per forza, no, o lo yacht, niente. Ah, Sabina vuole lo yacht. Se non è yacht, non va bene. Vedere questo qua avanti, a me però mi va bene anche un gommone. Un 4 metri, un qualcosa che comunque non bisogna fare 20 anni di scuola e avere materiale antroponucleare dietro. Una cosa piccolina, perché no? Quella. Ganci su un carrello dietro al camper. E perché no? Dove ti trovi trovi, zone di mare, lo puoi mettere in acqua. Imperatrice. E andati a fare un bel bagno in dei posti dove a nuoto non ci arrivi. No, mia moglie vorrebbe questo qua. Per me una roba così come quella lì non mi interesserebbe, ma non mi interessa proprio, anche perché roba così, guai. Adesso vado a chiedere se mi fanno guardare dentro. Mia moglie è curiosa e deve andare a vedere se li fanno vedere dentro questa specie di yacht, che poi alla fin fine non è niente di che. Diciamo del paesino c'è stato un signore di una certa età, producevano maschere. Adesso ho già visto mille cose, mi è passato di mente, però maschere che si usavano anni or sono, parliamo di sicuramente almeno 60-70 anni fa, per invocare, come dire, adesso non mi vengono bene le parole, invocare il bene. Magari c'era siccità e loro con queste maschere e campanacci che portavano addosso invocavano questo, diciamo, Dio per mandare la pioggia, magari in tempi di siccità, e invocavano la pioggia. Ma comunque, bello, ha raccontato diciamo una bella storia, però camminando adesso guardi mille cose, non ti puoi, e mille persone ti parlano, non ti puoi ricordare tutto, però morale della favola era una cosa del genere. Comunque bella, dopo se riesco che passiamo di nuovo e me la faccio rispiegare, così poi magari se ci sono ancora vi dico un po' più di preciso per cosa servivano. Però se non mi ricordo male, più o meno a grandi linee servivano a queste cose qua.
locale. Prendiamo un caffè. Bello, molto, dire, giovanile, molto attivo, fatto bene. Personale veloce. Bello, pulito. Punto primo, siamo entrati dentro, era pulito. E comunque è organizzato bene anche fuori. Allora, ragazzi, usciti dal bordello, cominciamo a tornare indietro. Non c'è molta strada, però siamo anche stanchi. Domani è un altro giorno e si vedrà. Vedremo se rimanere ancora un giorno qui o spostarci. Niente, comunque un bel paesino, molto vivo, diciamo. Belle cose, bei negozietti e niente. A domani, ragazzi, noi rientriamo.